Mediaset. Eccoci, ciao Marek, Simone Cerrano, Premium Sport. Senti, abbiamo l'impressione che quest'anno nascondervi, tenere il profilo basso sia un po' più difficile, no? Abbiamo sentito spesso pronunciare la parola scudetto, sicuramente dai tifosi, ma anche da voi, l'impressione che ci crediate davvero, nonostante presumibilmente, visto quello che sta succedendo sul mercato, potrebbe aumentare la concorrenza con il Milan e l'Inter impegnati a tornare grandi. Sicuramente sì, vedendo seconda parte di campionato che abbiamo fatto, ci crediamo, perché abbiamo fatto da gennaio a maggio un campionato incredibile, sappiamo che siamo forti e se ripetiamo quelle partite ce la possiamo fare, ma come hai detto non sarà facile, perché le milanesi sono rinforzate tantissimo, ma per il resto noi dobbiamo guardare sempre noi stessi e come ho detto, se ripetiamo quelle performance che abbiamo fatto ci possiamo credere. Marek, recentemente Allegri, parlando della differenza tra il gioco spumeggiante e spettacolare del Napoli e quello forse più concreto della Juventus, ha detto: io parto dal presupposto che per vincere il campionato si debbano vincere almeno 7-8 partite sporche. È davvero questa la differenza? Cioè il Napoli fino adesso per vincere è sempre dovuto essere un bel Napoli, dovete imparare a vincere anche quando non è così bello il Napoli? Penso che il 97% il Napoli è bello, perché quello è il suo DNA, la Juventus è differente, noi siamo basati su bel gioco, su grande tattica, su nostra forza offensiva, allora è quello il nostro gioco, non è, penso che abbiamo fatto massimo l'anno scorso, abbiamo fatto 86 punti e arrivati terzi, non si vede così spesso. Corriere dello Sport. Ciao Marek. Marek? Dove? Qua. Ciao. Senti, voi non vi nascondete più, lo hai confermato anche tu, mentre invece il mister Sarri tiene sempre un po' il profilo più basso, ma si nasconde, lo fa per scaramanzia, oppure è realmente così? Lo dovete convincere, l'avete convinto, ci crede anche lui? Lui è il primo che ci crede, ma è così, mi ripeterò, noi abbiamo fatto vedere che possiamo lottare fino alla fine, però per vincere qualcosa non si può svalere veramente pochissimo, allora quella sarà la differenza. L'anno scorso qualche punto l'abbiamo lasciato, ma se si vuole vincere qualcosa non si può, devi fare un campionato straordinario per vincere qualcosa. Qual è il punto debole secondo te di questa squadra e invece il pregio maggiore? Non lo so, si sono viste poche le debolezze l'anno scorso, però come sempre si può migliorare, allora ci sono mancati qualche punti e quelli hanno fatto la differenza. Abbiamo fatto una piccola crisi a ottobre se non sbaglio e forse là ci è costato il campionato, ma come ho detto, per vincere qualcosa veramente si deve svaliare il meno possibile. Radio Kiss Kiss. Sì, in diretta su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio Marek Hamšík. Senti Marek, 11 calciatori del Napoli hanno rinunciato alle ferie aggiuntive, sono quelli che hanno giocato in nazionale. E questo è un segnale direi molto forte, cioè volevate partire tutti insieme dal primo giorno proprio perché volete provare a regalare quel sogno fantastico a Napoli, alla città, ai tifosi? Ah sì, siamo venuti, ci hanno chiesto questo favore per squadra, per società, per tutto il resto, e noi come da grandi professionisti li abbiamo accettato e sarà solo buono che abbiamo iniziato tutti insieme e ci darà una grande mano. 10 anni di Marek a Napoli, ne hai visti di Napoli, no? Il primo anno di Ala, crescita, poi Lavezzi, poi hai visto quello di Cavani, hai visto quello di Higuain. Possiamo dirlo che questo è il Napoli più forte in assoluto di questa stagione, la continuità tecnica con Sarri e tutti i calciatori dell'anno scorso confermati. È il tuo Napoli più forte, Marek? Sì, l'ho detto l'anno scorso, è quello più forte, è quello che mi diverte, è quello che fa vedere un gran calcio. Il mattino.
su questo aspetto della riconferma dei pezzi pregiati, del rinnovo di Mertens, del rinnovo di Insigne, di questo famoso patto, se vogliamo così definirlo, che avete sancito l'anno scorso alla fine della stagione, cioè di ripartire tutti insieme veramente per centrare questo traguardo. È questa la forza, il punto in più del Napoli in questo campionato? Sì, è stata brava pure società a mantenere tutti i campioni, tutti quelli che sono importanti per la squadra, li ha tenuto. Allora è ancora più, ci dà ancora più forza, più ci sentiamo ancora più uniti, perché veramente per adesso non è andato via nessuno, e questo è solo conferma che questa squadra vuole arrivare al vertice. Il Roma. Ciao Marek. 10 anni di Napoli, come diceva Walter, hai avuto una gigantografia come Maradona, sei a 2 gol da Maradona, cioè sei l'idolo ormai di una piazza che ti adora, e soprattutto quanto sei soddisfatto delle parole dei tifosi del Milan, che ad un certo punto per il caso Donnarumma hanno detto: prendi esempio da Hamsik, che ha detto di no al Milan, ha detto di no alla Juventus per restare legato ad una maglia importante che ancora veste. Mi sento orgoglioso di questo, io sono molto contento di quello che ho fatto e delle mie decisioni, che sono sempre rimasto qua e sono stato fedele a Napoli, ma l'ho fatto con grande piacere e con cuore, allora sono soddisfatto di me stesso e voglio continuare così. Dopo ci sono 3 guardi che posso raggiungere, saranno obiettivi bellissimi, ma quello più bello sarebbe quello di cui stiamo parlando da tanti anni. TV Luna. Ciao Marek, 2 domande. La prima, qualche anno fa ci fu chi propose la 10 a Lavezzi, oggi si parla molto di darla a Insigne, poi scopriamo che sei a 113 gol e già ad agosto potresti battere il record di Maradona. Ti chiedo, preferiresti giocare con la 10 o ti farebbe piacere che venisse ritirata la 17? La seconda. 10 non si tocca. Senti, poi ti chiedo, quest'anno c'è una particolarità in ritiro, l'ultima amichevole la fate contro il Chievo, che è una squadra di Serie A. Volevo chiederti se ritieni questa sfida col Chievo un test probante in vista soprattutto del preliminare, che non dimentichiamo è il primo grande vero impegno della stagione. Ah, sicuramente sì, è molto importante per noi. Iniziamo sempre con squadre meno acclamate, alla fine ritiro arriviamo con giocare con quella di Serie A, allora sarà un test molto importante per noi. Dopo ci aspettano altre partite, ma questa ci darà un segnale come siamo arrivati a fine del ritiro. Canale 21. Marek, ti chiedo di Onas, le prime tue impressioni su questo nuovo giocatore preso dal Napoli, e poi ti chiedo quanto cambia anche per voi centrocampisti nello sviluppo del gioco avere Milik o avere Mertens come prima punta? Mi ha dato una bella sensazione, un ragazzo giovane con bella rapidità, un grande tecnica, però sicuramente dobbiamo dare tempo ad adattarsi al calcio italiano. Su Milik e Mertens penso che sono diversi, perché veramente Areg è una prima punta più vera rispetto a Dries. Dries l'abbiamo scoperto l'anno scorso, ma ha fatto benissimo, che non, nessuno forse di noi se lo aspettava, ma ha fatto un grande campionato e si sta bene con lui perché gioca bene la palla, ma lo stesso vale anche per Arek, sarà dura per mister. Canale 8. Ciao Marek. Lo dicevi prima, il vostro finale di stagione è stato folgorante, si riparte dai 5 punti di distanza dalla Juventus, ti chiedo, è così più vicina la Juventus? Avvertite questa sensazione all'interno dello spogliatoio? E ancora mi aggancio, a proposito di spogliatoio, si parla tanto di Pepe Reina e del suo futuro, qual è il peso, l'importanza di Pepe all'interno del vostro spogliatoio? Quindi Juventus e Reina. A inizio campionato ripartiamo da zero, allora non siamo meno 5, siamo alla pari e questo è buono. E su Pepe è
è un giocatore straordinario e numero uno dello spogliatoio, allora sarebbe importante confermare anche Pepe. C'era Calcio Napoli? No. IM Naples? Sin dal primo giorno di ritiro avete trovato uno striscione a bordo campo esposto dai tifosi, noi ci crediamo, con il tricolore. Che sensazione avete provato nel vedere dal primo giorno di lavoro un messaggio così forte? Ma noi seguiamo calcio anche in vacanza, allora si vedeva che gente ci crede fin dall'inizio e siamo contenti che stanno dietro di noi e che ci credano anche loro. Dietro. Ciao Marek, Pasquale Giacometti per spazionapoli.it. Senti, in rosa, quale calciatore del pacchetto centrocampisti tu credi sia il tuo erede naturale? Ma difficilmente dirlo, ma abbiamo giocatori a centrocampo straordinari e sarà per me, li faccio giocare tutti, perché veramente sono cresciuti tantissimo da Marco Rogge, da Amadou, ma quello che a me piace più di tutti è Zielinski. Vediamo, io le lo auguro, ma noi dobbiamo pensare come squadra e solo così si può vincere. Ci sono altre domande? Allora, lì l'ultima, che poi dobbiamo andare al campo. Telegrip Italia. Marek, tornando al campo, la catena di sinistra del Napoli sembra praticamente imbattibile. Il Napoli spesso ha dato questo senso di imbattibilità agli avversari. Secondo te si può continuare così? E soprattutto, tu che lo vivi da dentro, avete questa sensazione di essere praticamente perfetti come una macchina in campo? Ho sensazione che siamo una squadra preparata da tutti i punti di vista. Dopo veramente mister ci preparerà le partite alla grande e sembra veramente che siamo una macchina perfetta, ma non è così. Ma sensazione è quella che veramente noi giocatori ci divertiamo, diamo massimo e dopo si vedono i frutti in campo. Io penso che con conferma di tutti noi del mister possiamo solo migliorare, perché veramente ci conosciamo il nostro gioco e possiamo andare avanti così. L'ultimissima per Telea. Marek, sei un po' adesso diventato l'idolo dei tifosi del Napoli, soprattutto dei bambini. I bambini, insomma, ai bambini piace il divertimento che date e soprattutto quando giocate dimostrate di divertirvi, no? Quanto influisce il clima di serenità, di tranquillità che c'è nello spogliatoio, che c'è in questo Napoli, almeno quello che traspare dall'esterno? Voi forse grazie ai due signori che è a fianco, che blindano un po' la squadra, però date la sensazione che c'è un grande senso di serenità, di tranquillità nello spogliatoio. Sì, è così. Io penso che siamo veramente un gran bel gruppo anche da dentro spogliatoio, e anche quello è molto importante per il tutto il resto. Allora, con un bel gruppo e questo divertimento ci divertiamo anche in campo. C'è un'aggiunta del Corriere dello Sport? Una curiosità, abbiamo aperto parlando di scudetto e chiudiamo con una cosa che hai detto tu qualche tempo fa. Hai detto che hai lasciato uno spazio libero sulla schiena per fare il tatuaggio diciamo più importante della tua vita. Ti chiedo, lo hai già prenotato per la fine dell'anno o aspetti per chiamare Renzo? Non ho prenotato niente, ma sarà subito il giorno dopo. Grazie a tutti. Arrivederci.